nascevano storie di costrizioni con camicie di forza, elettroshock, ed erano all'ordine del giorno. La sofferenza subita dai degenti deriva persino da atroci sperimentazioni effettuate sugli stessi. Ci troviamo a Limbiate, in provincia di Monza, Brianza. Ci troviamo a Limbiate, in provincia di Monza, Brianza, in uno dei nosocomi più grandi d'Italia ed Europa, l'ospedale psichiatrico Giuseppe Antonini, meglio conosciuto come ex manicomio di Mombello. Che nel boom degli anni 60 arrivò ad ospitare più di 3.000 pazienti, conquistando la nomina di colosso dei manicomi italiani. Ci troviamo nel reparto terapie psichiatriche. Qui i malati non venivano curati, ma venivano abbandonati dalle loro famiglie in quanto persone scomode. Le sofferenze finirono con la legge Basaglia, che nel 1978 diede inizio all'iter per la chiusura dei manicomi, processo che si completò di fatto solo nel 1999, con lo smantellamento degli ultimi manicomi rimasti. Qui, ancora oggi, sembra di sentire i loro lamenti. Nell'Ottocento era conosciuto come Villa di Napoleone, perché lì l'imperatore francese fissò la sua residenza durante la campagna d'Italia. Una delle particolarità del manicomio, nonché uno dei motivi di interesse da parte di molti fotografi ed esploratori dell'abbandono urbano, è rappresentata da chilometriche gallerie che si snodano al di sotto dell'immenso parco. Qua c'è un accesso sotterraneo. Quello che ci tenevo a dire è che comunque le cose più losche venivano sempre fatte al di sotto. Stiamo scendendo. È da notare che le gallerie si estendono per chilometri, quindi per andare bisogna usare la testa, perché là sotto non c'è neanche campo per il cellulare. La leggenda narra di un passaggio segreto fortemente voluto da Napoleone Bonaparte, studiato per la fuga in caso di un'eventuale rappresaglia. Nei sotterranei esisterebbe anche un pozzo segreto, dove si narra vennero gettati e poi occultati con gettate di calce i corpi di pazienti scomodi, sui quali vennero eseguiti esperimenti misteriosi. Siamo qui oggi con le nostre attrezzature per cercare di dare ancora voce a queste anime. Queste erano nonché le tubazioni che portavano l'acqua e il riscaldamento a tutti i padiglioni della struttura. Attenzione alla testa, ragazzi, state bassi. Hai sentito qualcosa, Ste? Questo ospedale è immenso, i padiglioni sono tanti, ci sono reparti per ogni genere. Questo alle mie spalle è quello per le sole donne. In queste stanze, in questi corridoi, ancora oggi si respira un'aria davvero inquietante. Sì.
questo è l'accesso per i sotterranei. Da qui si snodano gallerie per chilometri, dicono. Ora noi proveremo ad addentrarci, vedere che cosa c'è. Qui il corridoio prosegue. Durante la perlustrazione dei sotterranei, l'audio della camera ha registrato questo suono anomalo. Successivamente, abbiamo analizzato e ripulito il file dai rumori di fondo, e questo è quello che ne è emerso. Ve lo facciamo riascoltare. Dove siamo? Scesi almeno di 50-60 metri. Comunque, andiamo avanti. Qui Giuseppe Paravicino è stato direttore nel reparto di anatomia dal 1901 al 1917. Era chiamato il pietrificatore. Si dice che ha imbalsamato due corpi, uno di donna e uno di uomo. Volete lasciare un messaggio?
non sappiamo veramente come è potuto succedere. Comunque, la camera, quando eravamo là dentro, la batteria si è completamente scaricata di colpo. Inspiegabilmente, dal momento che siamo usciti, la camera è andata ancora a metà batteria. Ora, ritorneremo là dentro e rifaremo un'altra indagine, anche con un rilevatore di campi elettromagnetici, appunto, per vedere se c'è dell'energia particolare. Sì. Per dare un riscontro a tutto questo. Siamo arrivati alla fine della nostra spedizione. I padiglioni sono ancora tanti e i tunnel sono ancora più. C'è tanto da vedere in questo posto. Quello che possiamo dire per ora è che non abbiamo rilevato niente di anomalo, però ci rimetteremo alle registrazioni sonore che abbiamo fatto e magari torneremo un'altra volta. Per ora è tutto. Sì. Thank you.